I chiropratici lavorano in un modo un po' particolare, nel senso che non sulla patologia, ma sulla disfunzione e sul paziente nel loro insieme. Ad esempio, una problematica lombosacrale può derivare da una problematica orale di masticazione. Questo è un aspetto più totalizzante del paziente che è stato molto interessante affrontare insieme. Siamo complementari e sinergici perché loro finché c'è disfunzione, finché c'è un problema, sono bravissimi. Quando poi subentra la patologia, può essere una patologia, un'ernia che determina una disfunzione muscolare, può essere un problema al ginocchio che richiede un intervento chirurgico, lì loro non possono più fare niente, lì subentriamo noi ortopedici.